Bella. C'è già la luce. Forse adesso per una volta sarò in orario. Se solo riuscissi a vedere che ore sono. Le 12:27. Ho lezione da meno 4 ore, porca. Ci fai tu qua, scusa, non ci dovrebbe essere lezione da 4 ore e mezza. Ma come? Non hai letto l'email del professor Ferrari? La lezione è stata sospesa. L'email del professor Ferrari. Beh, già che sei qua, andiamo a fare la spesa. Ok, dai, andiamo. Beh, sai, ieri ho fatto l'esame di elettronica. Il prof mi ha chiesto una cosa stranissima. Sì. Quell'equazione che iniziava con V uguale poi quella roba strana dietro. R per I. Sì, proprio. Non ti ricordi V uguale R per I, Meng? Lo sanno tutti. Non è così semplice. Ma sì. Scusa, V uguale R per I. Vedi? Te l'avevo detto che lo sanno tutti. Oh raga, fra 10 minuti è pronto. Sì, vabbè. Sì, mangia il bene. La salsiccia e i funghi. Oh, che bontà. Ma oggi avete capito quando ha spiegato il circuito di Miller, il ramo esterno? Non era una cosa molto chiara. Ma sì, per qui, cioè, era facilissimo, dai, te lo spiego io. No, no, non c'è bisogno. Dai, te lo spiego. No, dai, te lo spiego. No, ti prego. Va bene, va bene. Per rispondere alla tua domanda, ti ho dimostrato che i crotali della Birmania si stanno estinguendo. Ecco, la risposta al tuo problema. Eh già. Raga, era buona la pasta comunque. Adesso dobbiamo dedicarci ai numeri. Al lavoro, dai. Allora, qua deve essere una serie numerica che deve essere completa. Bisogna fare la trasposta, che è invertibile. Ma la permutazione dell'indice. Le combinazioni. Ecco 5 7. Ah, ecco il 9. Oh, cavolo. È stato difficile. E adesso per via diciamoci le cose serie, va? Ah, il quadricottero, eh? Dopo 4 mesi e mezzo di lavoro, il semplice collegamento di 2 fili decreterà la nostra vittoria. Non ti preoccupare, con la mia abilità di ingegnere non c'è niente da temere. No, non farlo!